In Winter Cup l'acqua e sapone Megross, pur senza brillare, ottiene un pari relativamente utile, un punto più il bonus, 5 in totale in classifica, vista l'andata in Puglia, terzo posto anche qui. Prossimo avversario il Napoli, venerdì, nell'anticipo dell'andata, ore 20:30, senza Borruto il nuovo acquisto Letao non è stata una gran giornata, ma va bene anche così. Meglio il rigenerato Pescara che Zaramello esordiente tra i pali, in attesa dei nuovi, si parla, ma tutto da confermare, di Sergio e Fabian, pure dalla smembrata Marca, ha liquidato la Lazio due volte, 5-3 poi 3-0 nei supplementari per l'assegnazione del bonus. 8 gol fatti, tripletta di Jonas, 4 punti conquistati nonostante le solite assenze e quarta piazza, aria cambiata. In Bill Montesilvano rallenta la prolificità e senza Bordignon si ferma 4-1 contro il Fano, ma è sempre a più 7 sul Porto San Giorgio che spugna Tollo nelle immagini. I Viola non riescono ancora a far punti e cadono pesantemente 2-8 con la solita formazione incompleta. In C1 altro successo di misura del Loreto, stavolta Silvi, e sono 15 su 15, pazzesco. A 9 lunghezze insegue il Civitella Sicurezza Pro, bella impresa nelle immagini sul campo del Celtic Chieti. Donne, nessuna difficoltà per la Z Gold Chieti che vince 8-3 anche a Sorre, si avvicina alla finaletti Coppa Italia. Verzulli e Pastorini doppiette, segnano anche la Maione, la Di Marco Berardino, la Reyes e la Silvetti. Il Montesilvano travolge il Salini 7-0, 3 la D'Incecco scatenata, un gol per Burgaia, Bellucci, Bruno e Ciferni. Petarra segna la rete della bandiera per il rovescio interno del Florida Silvi col Napoli.